Credo che ci possiamo aspettare molte persone che sono incuriosite nel capire come Italia e gli altri paesi possono presentare questo tema del cibo e della nutrizione. Ci sono molti temi di cui molti di noi conoscono poco relativamente all'uso del cibo, allo sfruttamento, agli sprechi e altre cose, e quindi speriamo che in questi prossimi giorni che ci avvicinano all'inizio ci sia una maggiore consapevolezza dei temi, come sta avvenendo in questo momento oggigiorno qui al tavolo delle idee, e poi che ci saranno delle buone ricette, delle buone sorprese per capire come si può alimentare il resto del pianeta senza grandi sprechi. La carta di Milano sarà la raccolta di tutti questi input che vengono fuori da questi tavoli, che sono tavoli pluridisciplinari che comunque si incrociano sul tema dell'alimentazione e della nutrizione. Speriamo che poi sia una specie di bussola per far sì che Milano, l'Italia e tutto il mondo possa in un certo senso trovare dei cantieri di azione per migliorare, diciamo, la sostenibilità del nostro pianeta. Sicuramente è un'occasione italiana per recuperare tantissimi input e stimoli dell'estero e quindi per diventare internazionale su questi temi. È una bellissima vetrina, una bellissima ribalta per poter presentare il meglio del nostro paese. Speriamo un Expo più maturo, un Expo che riguardi il futuro dei giovani e un Expo più sobrio rispetto alla stagione che abbiamo vissuto nei decenni precedenti.